Salve, nuova recensione Lego in un periodo che veramente Lego mi sta distruggendo con gli acquisti. Ci rivedremo tra l'altro il 15 agosto, all'incirca a quel periodo, con il castello di Lego Potter, altro set veramente meraviglioso. Ma parliamo oggi di Voltron, a partire dalla scatola che secondo me è davvero molto bella e in linea con quello che vogliono fare, insomma anche un po' di ricordo degli anni 80. I manuali, l'altra volta mi sono scaldato di farvelo vedere quello dell'Aston Martin, che era molto carino perché c'era segnato delle pagine particolari per i trucchetti di James Bond. Qui hanno fatto 5 manuali diversi per i singoli leoni. I primi due sono durati abbastanza, quello nero dura circa 40 minuti l'uno, quello nero un po' di più e quegli altri invece sono leoncini molto più semplici, quelli delle braccia. L'ho montato in 5 ore, potete trovare su YouTube e su Twitch la maratona completa di montaggio, 5 ore e 20, ma stavo pure leggendo la chat. E poi c'è quest'altro manuale, eccolo qui, in cui ci sono delle robe un pochettino sulla serie, sui vari personaggi, molto colorato e molto ben fatto. Non ho avuto problemi anche sul creatore, insomma, della serie. Non ho avuto grandissimi problemi nell'istruzione di montaggio, qualche cosina di più in realtà nell'assemblaggio finale, perché ovviamente puoi costruire questi leoni sia in versione leoni che nell'assemblaggio completo. Tutto sommato funziona abbastanza bene, non vi faccio vedere i leoni separati perché non mi fanno impazzire, lo trovate poi se volete lì su Twitch. Questa è la versione in cui secondo me questo set merita assolutamente di più, probabilmente anche l'unico in cui merita, perché poi il problema di Voltron in generale è il leone, quello grande centrale, che se lo metti da solo sembra un tozzo e brutto, e questo non fa eccezione, perché poi per mantenere questa struttura, questa parte delle cosce posteriori sono veramente terribili. Set divertentissimo da costruire per i primi due leoni, ma anche quello delle braccia. Questo centrale un po' meno perché c'era qualche complicazione in più, però era chiaramente un set con un sacco di Lego, proprio di plastica, di pezzi ciccioni, niente robetta piccolina da star lì a impazzire. C'è molto poco tecnica all'interno. Mi sono divertito tantissimo a costruirlo, l'ho costruito velocemente. Progettazione secondo me ad altissimi livelli, perché per tenere in piedi una cosa del genere non è facile, soprattutto perché ha dei meccanismi che ti permettono poi di ruotare la faccia di questi due piedi, farli diventare, metterli a quattro zampe, c'è veramente tanta progettazione dietro. Lo scudo è tipo una delle cose più belle costruite in assoluto e devo dire che è anche un set che presenta tantissimi pezzi che non si possono trovare in altri set, sia come colori che come forme. C'è un sacco di pezzi argentati, pezzi di questo verde non sono facilissimi da trovare, c'è veramente tantissima roba metallizzata, pochissimi adesivi, praticamente ci sono solamente i numeretti dei vari leoni, 1, 2, 3, 4 e 5, questo è un pezzo originale della bocca, proprio tante soluzioni anche per fare il muso dei leoni che sono secondo me di altissimo livello, nel complesso veramente un set che sta stabile, funziona bene. E fa esattamente quello che deve fare. Non c'ha particolari cose di gioco, forse anche per questo, per cui hanno messo un 16 più sulla confezione, che poi a livello di costruzione non c'è questa gran difficoltà, quindi mi aveva un po' stupito. Immagino che la mancanza di modalità di gioco, di meccanismi che servono più a giocare, abbia portato a far pensare più a questo set come un set per adulti, effettivamente più una roba nostalgica romantica. Comunque molto bello, molto lontano anche dagli altri set della Lego in generale. Vi faccio vedere nel dettaglio un pochettino più da vicino e vi ricordo che se volete vedere i leoni separati potete in realtà vederli su Twitch o su YouTube nella maratona del montaggio.